L'annuncio era stato fatto lo scorso 22 febbraio e oggi pomeriggio nello stadio Seneto di Agrigento l'arcivescovo uscente Monsignor Carmelo Ferraro cederà il pastorale dall'arcidiocesi agrigentina a Monsignor Francesco Montenegro per 8 lunghi anni ausiliare dell'arcidiocesi di Messina. La città dei templi si è preparata già da tempo ad accogliere degnamente il nuovo pastore. La macchina organizzativa è pronta ad accogliere i numerosi fedeli che giungeranno per l'occasione, tra cui almeno un migliaio proprio da Messina. Momento culmine della cerimonia di insediamento sarà la lettura da parte di Monsignor Diliberto, cancelliere della Curia, della bolla papale di nomina di Monsignor Montenegro. L'intera celebrazione sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 16:30, data le pace. Monsignor Franco Montenegro è nato a Messina il 22 maggio 1946, ha compiuto gli studi ginnasiali, liceali e quelli filosofici e teologici nel seminario peloritano, avendo tra l'altro come compagno di studio l'indimenticabile maestro Giuseppe Sinopoli. È stato ordinato sacerdote l'8 agosto 1969, dal 71 all'88 è stato segretario particolare degli arcivescovi Francesco Fasola e Ignazio Cannavò. È stato nei 10 anni successivi parroco nella chiesa di San Clemente di Messina. Dal 1988 ha ricoperto l'incarico di direttore della Caritas diocesana, fino a diventare qualche anno fa il direttore nazionale. Dal 1997 al 2000 è stato provicario generale dell'arcidiocesi di Messina e dal 1998 canonico del capitolo proto-metropolitano della Basilica Cattedrale. Il 29 aprile del 2000 è stato consacrato vescovo presso la Cattedrale di Messina, divenendo ausiliare della stessa arcidiocesi. E oggi pomeriggio diverrà a tutti gli effetti arcivescovo metropolita di Agrigento, importante ed antica sede vescovile siciliana. Così dopo Monsignor Vittorio Luigi Mondella, Reggio Calabria, e Monsignor Francesco Sgalambra Cefalù, un altro messinese sarà la guida di una prestigiosa diocesi. A Monsignor Franco Montenegro, la redazione di RTV Messina esprime con affetto la grande gioia e le più sentite congratulazioni per questo nuovo e impegnativo incarico pastorale. Abbiamo la certezza che Monsignor Montenegro saprà intensificare il prezioso servizio dato in questi anni alla Chiesa italiana, nella costruzione di comunità misericordiose e appassionate dei volti e delle storie dei poveri, con un cuore che vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo conseguente, per una chiesa di profezie, di speranza, di incarnazione e di comunione.